creare mappe, brainstorming, funzioni, possibilità di creare mappe mentali e brainstorming nelle attività collaborative, opportunità di generare mappe incomplete in cui altri possono mettere mano e sviluppare creatività e di interesse proprio per la condivisione nel produrre, concedere e inserire testi, immagini, video, disegni. Le mappe, se pubbliche, possono essere condivise sui social network, nei siti con codice embed, per mail, con URL. Usi esempi, il docente assegna in homework agli studenti una mappa da completare. Gli studenti, nel momento operatorio, generano idee insieme, brainstorming, sull'organizzazione del lavoro, dei gruppi e la suddivisione dei compiti operativi. Poplet è per esempio una versione per mobile, per iPhone e iPad. Bisogna registrarsi al sito poplet.com e poi fare il login. Login. Si è in presenza della propria dashboard con tutte le mappe che ci sono create eventualmente. Ora noi facciamo una nuova mappa, Make a New Poplet. Mettiamo il titolo, scriviamo Poplet Tutorial. Mettiamo un background in colore rosa. Make it soup. E così andiamo a creare la nostra mappa. Possiamo anche cambiare il colore del background. Facendo due clic si genera la prima idea centrale. Scriverò Poplet. Posso modificare il colore del contorno della casella. Ad esempio, scelgo un fucsia. E posso modificare il testo facendo il più grande e posso posizionarlo diversamente a sinistra, a destra, lo lascio al centro. Potrei anche aggiungere un disegno scegliendo una penna. Ad esempio colorata, faccio una freccia, faccio vedere. Ok, potrei anche aggiungere un'immagine, se volessi lo farò nella prossima idea che vado a generare trascinando, come vedete, la maniglia. In questa casella posso inserire del testo. Ad esempio, collaborare e lo stesso posso cambiare sempre il colore del contorno, posso modificare il testo, farlo più grande o più piccolo, posso aggiungere un'immagine e posso aggiungere sia un'immagine da qui dal mio computer oppure aggiungere del video. Aggiungo in questo caso un'immagine che prendo dal mio computer, un'immagine qualsiasi, tanto per vedere. Vedete che fa l'uploading dell'immagine, e ci mette anche poco. Ok, immagine uploadata. Posso inserire una nuova idea. In questo caso voglio inserire ad esempio un video da YouTube. Ok, come vedete mi propone una serie di video oppure mi dice di cercare il video. Inserisco l'URL del mio video che ho in mente di uploadare. Lo cerco e poi lo inserisco dentro
attraverso un doppio clic oppure attraverso altre. Come vedete, mi hai inserito nella casella e dico posso ingrandire o comunque settare a mio piacere la casella, così come lo posso fare con tutte le altre caselle. E posso aggiungere altri rami, naturalmente, secondari. In questo caso metterò, tanto per mettere qualcosa, brainstorming. E anche qui poi potrei aggiungere diverse cose. Mettiamo un disegnino, facciamo più colori. Comunque dopo con pazienza si possono aggiungere delle cose. E chiudo qui. Potrei la mia mappa zoomarla in vario modo. E sono pronta. Appena ho finito la mappa, vado nella rotellina che è qui a mia disposizione. La prima cosa che faccio è save. Ok, mi dice che l'ho salvata con successo. Voi potete vedere che qui dalla rotellina ho diverse funzioni di New Popel. Di salvare, di editare, di quindi copiare, di cancellare, di organizzare orizzontalmente, allineare orizzontalmente, verticalmente, eccetera. Poi di aggiungere contenuti da YouTube, Vimeo, esportarla in formato PDF, JPEG, PNG, dare i permessi al Poplet. E duplicarlo, stamparlo, stampare e scegliere il language. Queste sono le informazioni base, però è interessante la possibilità di condividere, quindi condividere e aggiungere i collaboratori a questo Poplet. Andiamo in condivisione e dovrò rendere la mia mappa pubblica per condividerla, e perché di default è privata, e scelgo la seconda modalità che mi rende possibile di pubblicare la mappa, ma di non renderla visibile nelle pubbliche Poplets. Ok, save, e sono a posto. Potrei condividere la mappa comunque su Facebook, su Twitter, avere il codice embed per poter incollare la mia mappa nei miei siti, o copiare il link da inviare. Potrei anche invitare dei collaboratori con mail per mail. A collaborare la mia mappa. La questione comunque dell'esportare, ricordatelo, è importante perché posso rendere visibile la mia mappa da qui. Un'altra cosa interessante è che posso rendere la mia mappa come una in presentation mode. Esempio, faccio presentation mode e vedete che ho qui la possibilità di registrare e di di presentare quindi la mia mappa. Ok, quindi come presentazione, molto interessante anche questo. Una cosa che vorrei aggiungere prima di finire che mi preme dirti di nuovo per insistere sulla questione della collaborazione, che con add collaboratori posso aggiungere l'indirizzo mail dei collaboratori e poi con add them aggiungerli quindi di scrittura alla mia mappa. Saluto.